possiamo mettere comunque. Allora ci ha detto cominciare dall'ultima fila, poi. Guarda, ci stanno cercando, siete lì. Sono macedone, sono arrivata in Italia quando avevo 2 anni e da allora sono qui. 2 anni fa invece ho preso la cittadinanza italiana, dopo tante pratiche, tante attese e tanta fatica, a dir la verità, è stato difficile. Quando mi sono sentita adulta, ma sembra banale, ma credo quando sono andata a abitare da sola. Pochissimo, quasi 10 giorni fa, purtroppo è venuto a mancare mio padre. Diciamo, da quando ho lasciato la casa dei miei genitori e convivo con la mia ragazza. Quando ho realizzato di avere delle responsabilità nei confronti di mio figlio. Nel momento in cui ho finito l'università. Guarda, nella vita privata quando sono diventato papà. Di trasmettere qualcosa che andasse al di là della semplice comunità, no? La semplice famiglia. Nella vita sindacale, quando sono nel mio posto di lavoro, ho preso i voti per rappresentare la CISL. L'essere una donna che lavora e che fa la sindacalista è sicuramente una consapevolezza di essere grande. Quando i miei genitori a cena mi hanno detto tu non dovevi fare quello, sei troppo piccola, allora in quel momento ho pensato bene. A posteriori, in quel momento io ero diventata adulta, perché avevo infranto un loro ordine, però avevo realizzato una buona cosa. E quindi ho agito facendo quello che credevo giusto io, e quindi in quel momento ho fatto una scelta, l'ho realizzata e quindi sono diventata adulta. Ho fatto lingue orientali e sono entrata nel sindacato attraverso il servizio civile. Io non sapevo neanche dove fosse la sede a Parma della CISL, perché non sapevo che cosa fosse, non lo immaginavo come un ufficio, poco più. Tant'è che quando mi hanno chiesto tu che cosa pensi di fare la mattina entrando in ufficio, io non sapevo cosa rispondere, perché non era una realtà che non conoscevo. In terza media, e invece di andare a scuola, sì, come si dice, ho tagliato, non sono andata a scuola e sono andata proprio in un posto dove c'era un signore che io non conoscevo, cioè non conoscevo che cosa facesse, sapevo che aiutava mio papà quando non ci capiva niente col lavoro. Poi piano piano crescendo ho capito che era un delegato della CISL che lavorava nell'ufficio part time e lo aiutava quando aveva dei problemi sul lavoro. E io da un po' di tempo vedevo che mio papà era triste, era impensierito. Io quel giorno, invece di entrare a scuola, sono andata lì in quell'ufficio ad aspettarlo. Poi quando io sono ritornata a casa mi sono presa la ramanzina, perché non ero andata a scuola, perché avevo fatto di testa mia e perché comunque avevo condiviso un problema che magari lui non voleva condividere. Ma in quel momento io sono stata più adulta di lui, perché lui non aveva il coraggio di parlare con qualcuno del suo problema, che era il rinnovo del permesso di soggiorno. Io ero contenta perché vedevo negli occhi di mio papà un luccichio, come per dire: mia figlia ha consapevolezza del potere di agire e risolvere dei problemi. E da allora poi ho dovuto fare sempre io, per tutti gli anni, da quando avevo 15 anni, i rinnovi dei permessi di soggiorno. I giovani devono trovare i loro spazi, e quando non li trovano forse è il caso che se li prenda. Oggi manca fiducia. Chi ricopre un ruolo, magari che ha una certa età e ricopre un ruolo da tanti anni, probabilmente fa fatica, magari anche giustamente, però a lasciare il posto. Sentire giovani come me, ma anche ancora più giovani di me, avere sfiducia e molti non veder l'ora di andare via è una cosa che fa male al cuore. Dobbiamo avere il coraggio di spingerci oltre e guardare sempre, come ti dicevo, con positività. La voglia di crescere, la voglia di non fermarsi, la voglia di sapere che non sei mai arrivato e qualsiasi cosa, anche la più stupida cosa, ti può comunque migliorare. Se non abbiamo il sogno di migliorare quello che abbiamo, allora vuol dire che ci siamo arresi. Vedere una città diversa, piena di vita, un territorio che dà opportunità. Lavoro in un call center dove è un po' il far west. Credo che invece i margini di miglioramento siano tanti, quindi il sogno ci deve accompagnare.
per avere, che poi non è poi il sogno, è l'obiettivo di riuscire, è l'obiettivo di migliorare. Per uno straniero sentirsi protagonista al centro del pensiero, comunque del lavoro di qualcun altro, è fondamentale, perché sa di essere importante. Lui esce dal suo territorio e pensa: conterò più nulla dove sto andando. Invece quando entri in un ufficio, anche se un po' fatiscente, come era quello, tu lì senti un calore diverso, un calore umano. Non te ne importa se sono degli immobili dell'Ottocento o dei lampadari di cristallo. Lì c'è una persona che ti sta guardando con interesse, che ti sta ascoltando e sta capendo che cosa gli stai chiedendo, e sai sicuramente che ti aiuterà. Se poi sarà una soluzione positiva, meglio quella che ti darà. Se non ci riuscirà, tu almeno ti sei sentito al centro di qualcuno importante. Quindi un'organizzazione deve avere tante persone come queste al suo interno per far sentire importanti persone che sono uscite da un territorio, entrano in un altro e si sentono un nulla. Da una CISL di oggi mi aspetto coerenza. Coerenza per quello che è stato detto oggi. Noi non abbiamo ricevuto in eredità questo mondo dai nostri padri, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli, e vorrei che questa organizzazione pensasse a questa cosa, quindi che loro non hanno ereditato qualcosa, ma l'hanno preso in prestito da noi, dalla nostra categoria, dai giovani, e che hanno l'obbligo di consegnarcela migliore questa società e questa grande organizzazione. Mi aspetto che i giovani, che spesso diciamo criticano quello che fanno tra virgolette quelli più anziani di noi, non commettano diciamo gli stessi errori. Lasciare sicuramente molti più spazi di quelli che oggi purtroppo sono riservati a ragazzi, che poi tanto ragazzi non sono più. Spero che non finisca qua, come ti dicevo prima. Ti rispondo che voglio che non ci lascino nulla, cioè non ci devono lasciare, ci devono semplicemente accompagnare in un cammino di crescita. Giovanni, non ci danno spazio, poco, pochissimo. Se mio papà ritornava da questo sindacalista, come con i regali che poteva dargli lui, quindi una specialità macedone cucinata da mia mamma, o un po' di pomodori, gli diceva: ma no, ma strascio che è il nome di mio papà, ma tu versi già la quota per essere associato alla CISL. Lui fa: no, tu a me regali certe emozioni, certe tranquillità, che secondo me quello non basta. Cioè grazie di esserci, grazie di venire qua ad aprire questo ufficio ogni giorno o comunque part time. Che poi tu vedi una cassetta di pomodori, non è niente. Però è dentro quei pomodori lì c'è la gioia di essere stati protagonisti per una mezz'oretta del tempo di qualcuno. Cosa che è il regalo più bello che si possa fare a una persona. Per me è questo il mio sogno, poter aiutare le persone. E sono entrata in CISL con questa idea, aiutarle senza ricevere nulla in cambio. Se poi vorranno in qualche maniera dimostrarmi che ho fatto un buon lavoro per loro, sono aperta a qualsiasi tipo di gesto. Se sono doni prettamente materiali o se sono soltanto baci e abbracci, per me è la stessa cosa. Una cassetta di pomodori, mi basta. Anzi, è il meglio.